Ciao a tutti ragazzi, qui c'è il ragazzo Fila Me. Anche oggi nella qua camerè. Nella camerè. Non c'è lo sba. Niente. Montare il grill. Abbiamo imparato che qua si sente meglio l'audio. Ci sono le K e le K. Ci sono le due merdine. Ci sono i giochi da tavolo. Allora, se non sbaglio, una è Mad Men, che è questa qua, e l'altra è Gemitites. Allora, Mad Men è quella rosa, perché scrivendo anche per Priestess c'ha il lato femminile. Ho capito. Okay. Perché le stiamo facendo in camera? Con le K e le K. Puoi inquadrare le K e le K? No. Si sente molto meglio, ma soprattutto il fatto che possiamo leggere il testo mentre facciamo la reaction. Bravo. Adesso partiamo subito, perché quello che volete voi e noi vi diamo quello che volete non voi. Non possiamo mettere delle pubblicità marchettate subito. Vestiti a vecene, cappellini a vecene, sono su Your Name Clothing. Paradise Lost. Ma ci saranno i dinosauri? Davide. Paradise Lost di Davide, Gemitites Catch. Andiamo, vai. Gemitites. Tutto Gemitites si chiama come mio fratello Davide. Paradiso. Produzione Mixer T. Non è Mixer T. Bravo. Wow, che produzione, voglio capito. Tutto meglio. Bravo. Bello. Tipo l'Atalanta. Siamo sempre. Com'è che è bravo in questo disco? Tra pallone. Ho costruito le. Allora, autocelebrativa. Il rap. Il contenuto è quello del rap del 2000. Figo, quello figo. Quello figo. Cantato. Però non fai ritornelli. No, figo. Fai bridge. Interessante come, no, figo, come figo, lavoro, figo. Speravo ti facesse cacare. Ma non è Capo Plaza. Ho capito, però. Satira! Uno ci spera, no? Fuori. Fuori è sentito. Ora l'argento ho già sentito. Era bellissima fuori. Fuori sì, mi piaceva. Era bellissima. Ora l'argento mi è piaciuta anche. Ora l'argento era l'ultima che abbiamo fatto di Gem. Ah, quella dove alla fine canta in bianco e nero. Bravo. Bella anche quella. Allora, tanta roba. Pezzo di merda. Fai le robe brutte, che sennò che cazzo dico io. Fatti. Tanta roba. Fit, quel pequeño. Ah, meno male. È arrivata la roba brutta. Dai, che quel pequeño è bravo. Sì, vai. Ecco la base. Ecco i tamarri. Stick Luke. Io che non ci vado piano. Bravo. Faccio sta merda finché non mi fanno fumare pure in aeroplano. Ho sentito il tuo singolo, la gara di cazzi vi batto col mignolo. Porto qualche cappello. Ho tanta roba. Tanta roba. Sto. Ho canzone sopra. Me lo sdoga. Ancora. Coca. Ti fa fuori. Ma si può giocare a sta roba? Ancora. Faccio crack. Prima tutti e dopo screenshot. In Italia solo Buscaglione. Guarda che ha preso perfettamente. Cioè, cosa faceva Buscaglione? Scimmiottava gli americani in Italia. Certo. E lui uguale. Allora. Però ascolta, ha fatto le stesse rime che fa sempre. È impressionante. Questa tipa fa yoga, me lo sloga. Ma anche nella stessa canzone, le ha ripetute. Non c'aveva voglia. Allora, tanto allora. Dai, ripeto, riciclo. Ne vince la questa merda con me, lì che si ricicla strifa. Perché è spazzatura. Porca sempre troia. Roba sua. Questa strofa, da questa strofa si evince che lui è bravo a scrivere, perché sa, c'ha un sacco, ma non c'ha più voglia. C'ha un sacco di agganci, c'ha un sacco di idee, c'ha un sacco di citazioni belle e che ti fanno capire che lui è uno che la scrittura la fa. Però è quello, Dai. Minchia, dai. Si è salvato con la roba di Buscaglione, però Kenny Reeves, feat Achille Lauro. Dai, sentiamo. Però poteva fare feat a Kenny Reeves e chiamarla Achille Lauro. Achille Lauro. Comunque parlava della nave, giusto? Sì. Di cosa voleva parlare? Dico bella mio fratello e poi ti amo lei. Dablo. E finito di fare versi. Poi scendiamo sotto casa. Oh, e quando entra Lauro deve essere sempre così. Non c'è più niente a correre. Baby 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 non mi va. Baby 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 baby. Io sono fatto così, sto fatto così. Voce da fra Dubai, sono Telecom Italia. Mi faccio questa e fammi causa. Bravo. I raga piatre su piatre su piatre mi sono rimasto. Come l'ultimo giorno per noi. Bello. Wow. Io sono fatto così, sto fatto così. Possiamo dire qualcosa di male perché non mi piace il ritornello. Ma poi mi riprendo. Perché io lo vedo nell'ottica live. Tieno lì. Non mi piacciono i ritornelli così dove ripetono solo il nome di qualcuno perché magari lo riposta. Una moda che va adesso, faccio ritornelli dicendo Jean-Claude Van Damme, l'hanno fatto anche i Dogo mi sembra. Ma la canzone non voleva dire un cazzo di base in totale, no? È una canzone fatta per ballare. Kenny Reeves, cos'è? Ma non te ne frega un cazzo perché tu la stai sentendo mentre balli, non è che devi... Questa è una canzone fatta Reeves. Basta che non mi fanno ritornello su Nicolas Cage e se spacco. No, ti giuro vado ad ammazzare la gente, te lo faccio giuro. Faccio io, ce la faccio, cazzo come Nicolas Cage.
Cage. Faccio tutti i ruoli come Nicolas Cage. Picchio tutti quanti come Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Merda. Che merda Nicolas Cage. Mi piace. Nicola... Overrecitato come Nicolas Cage. Mamma mia, che merda. Un giro con noi. Vai, a fumare le cannette. Un giro con noi, vai. Però se vedi la luce blu scappa. Sì. Con le scarpe nuove di K. Comunque poche cannette. Sì. Quando capisco basta. Famo ragazzi che stavamo de cose. Sottotono sotto. E ora la colpa è questa. Sono me. Quanta la mera. Dove andiamo non lo so. Un giro con noi. Questa è la vecchia scuola con i suoni nuovi, bravi. Frenetic e Orange. Orange sui bravi, bel Frenetic. Non la disco dell'anno, raga. Bello. Pezzo è bello, raga. Cannette ce n'è veramente poche, quindi non possiamo neanche attaccarci sul fatto delle cannette. Perché se giri con lui, ormai hai detto, mica non me le porto più le cannette, me le fumano tutti gli altri. Allora se la muccia solo e non lo dice più. Hai le cannette? No. No, no. Non ne ho più. È come quando c'è le gomme alla scuola. Sì, sì. No, no. Finite le gomme. Finisce, no. È perché tutti i volte che lo vedevano in giro, oh, c'è cannette? No, non ne ho più. Ne ho mezza, guarda, ne ho mezza, se vuoi la dividiamo. Allora, raga, siamo al settimo pezzo. E devo dire che non è un disco che annoia fino al settimo pezzo. Le produzioni sono fighissime. Sì, soprattutto questa qua. La produzione di questa mi ha ricordato tanto Orange 3. Mi ha ricordato un po' anche il sottotono. Pezzo trap con Fadri Fibra, vai. Con Favi J. Devo litigare adesso, avanti. Mica non hai litigato per Gue. Vabbè, Gue ci siamo trovati molto d'accordo. Ehi! A me! Pezzo da solo ma un pezzo trap. Molto lenta, eh? Anche se come si fa. Per fare successo devi fare. Io avrei fumato tutto anche se io comunque io fumavo. Ma non mi caga il capo. Avrei come puoi fare i balletti. Lui è molto critico. Così lo faccio, rimango fresco gatto delle mango sempre qua. Tipo il tornello è orribile. Ora scrivo con svegliato zitto. Bravo! Studio alla scuola, la musica ne fa. La facciamo qua, a frase, cosa la droga fa. Comproduce la mia ragazza. Raga, questo è uno dei pezzi. Sempre la satira sottile di Fibra, eh. Tutti e due hanno sono stati molto pesanti. Vabbè, ma Jamie Tyz ha ridicolizzato la trap e la moda dicendo quello che abbiamo sempre detto noi. Un disco così lo fai in due settimane. Fibra è quello che diciamo sempre noi, E Fibra, minchia, le attivate secche, eh. Dice tanto il disco di Jamie Tyz, se arriva le denunce va a fanculo. A lui, io non c'entro, io libero. Mamma dunque, mia, Fibra è sempre bravo. Voglio bene al mio pusher, anche se non faccio mai il suo nome. Come no, saluto ben pusher. Ma quando, soprattutto sai cosa la droga fa? E nessuno parla mai degli effetti. Anche io devo dire che purtroppo volevo sputtanare il disco. Partito dopo in quarta, vaffanculo. Minchia, oh. Siamo al settimo pezzo. Adesso c'è il tuo amico Coez, quindi ti farai le seghe sotto la scrivania. Il problema discorso è che questa è la traccia che dà proprio... Ah, la traccia omonima del disco omonimo dell'omonimo nome di Davide. Coez. Tutto fai una Davide autocelebrativa con Coez. Mannaggia. Certo, è perché, senti, io ho bisogno di qualcuno che esprima il mio spirito appieno, Davide. Coez. Davide come sta? Non è mai questo. Ha avuto un usato bene, cioè gli sta modulando giusto la voce in modo che non sbagli. Lo sa, ti chiedo dove d'appoggi. Indie boom bap. Così non era un obbligo. Bravo, ho fatto troppe volte bravo, mi sono toccato. Bello. Le sigarette, tanto qualcosa. Ritornello. Ricordi non c'erano soldi, c'era fama. Sembra un po' swing, no? Stavo te. Bravo, cazzo! Non piace già? Cioè, non è monotematico il disco, finalmente. In una stanza senza il pavimento, sono una specie di tormento. Raga, siete veramente forti a produrre. Ma tanto già sempre il noto poi basso. Il letto minghevo te. Lo sai che non do. Ah, fada piace Jamie Tyz. Fada piace le cannette. Le cannette. Trovo che fumati un gorilla. Finora questo disco è più rap e no, beh, c'è col di Tedua. Però è quello che si avvicina più al rap classico. Che sia uscito con l'innovazione, quella che vuoi. No, è quello che abbiamo sentito finora, poi ancora Noize ancora non l'abbiamo sentito, quindi non possiamo ancora valutare. Però, raga, questo è un gran disco finora. Io
No, mi fa che schifo far continuare perché, raga, cioè, eh sì, che poi sembra che le chiamo il culo. Ah, pelatore e merda. Sì, fumate le cannette e merda. Quello volete voi da noi, basta. Aspetta un attimo, adesso peggiore, quindi, chiamate allora perse. Abbiamo fatto, e fino alla 9 tutto bene. Chiamate perse, questa farà cagare. Chiamate perse. Sono sicuro. Parlerà delle ragazzine che lo chiamano. Boston George, produzione. Oh madonna, Boston George. Ma perché le produzioni di Boston George ti portano a essere Vegas George? Boston Vegas, Vegas George. Ci vedo doppio da un paio d'ore. La linea di un ritornello sulla. I miei amici salverò qualcuno anche quest'anno. La droga, questa è la cannella, è una pezza della droga. È quella più cogliona, più leggera. Però l'ha camuffata con una linea melodica che è linea melodica, no, ma in realtà non è, il testo è bello. Sì, il primo pezzo è molto quando dice guarda che passo le giornate uguali alle tue, fumo per far passare il tempo perché non c'ho un cazzo da fare o comunque non c'ho voglia, sono un po' in depressione, eccetera. La droga, però, vabbè. Beh, quello è una cosa che vive. Però è bello dire i miei amici quando non ce l'hanno stanno male. Infatti li perderò quest'anno perché con gente così non ci puoi vivere. Veramente... almeno quello che ho capito io. No, è quello, cioè era chiaro il discorso. È giusto, raga, non drogatevi, che poi porca puttana rimanete soli e o comunque se siete maggiorenni fate contesto. Holy Grail con Mad Men. Holy Grail sarebbe Santo Graal, però non è scritto così. Il Grail dovrebbe essere un gioco di parole con le cannette, credo. Ah, Don Joe. Luca. Ah, bomber. Sua madre, grande. E la barra di un altro. Con la base faccio come 24-7. Ma Don Joe quando vuole fare il rocker. Mi sembra quel crossover che ascoltavamo noi. Eh beh, la zucchina come Rocco Taro. È il pezzo più brutto del disco finora, no, però è divertente. È più bello. No, è brutto il ritornello strano di Don Joe che fa il hip hop, non fa il rocker. Che... sembra, tra l'altro sembrava quel crossover che ascoltavamo i P.O.D. di cazzo sembravano. I D.O.P. I D.O.P. anche. Madman più bravo di Jab in questa strofa. No, ma anche Madman mi ha fatto scassare. Infatti Madman siamo diventati di Rizzo. Impressionante. Va bene. No, vabbè, se devo dirvi la verità, questa è la peggiore del disco. No, cioè, no, non è vero. Non è vero, la peggiore è con Gwen. Hai ragione. No, questa è dai, è bella. Anche il test è bello. No, a me è piaciuto. Sono il punchline che fa ridere. A me è piaciuto. Non è un test. Fa ridere, ma almeno non su quelle stupide. No, vabbè, ci sta anche sulla base, per carità. Diverso. No. Diverso. Magari ce n'è una che fa schifo. Diverso. No, quella che diversamente fa dalle altre, questa è una brutta. Speriamo a Dio. Perché se no. Non la facciamo uscire, raga, se non mi spacco qualcosa in faccia, ve lo dico. Però bello che sei diventato un nuovo coricchione. Certo. Ho sentito alla radio che vedi per quanto è cantata. Sta buttando sul che non mi pone. Bella la produzione del tra. Non capisco se mi piace o no. Bello il testo. Questa è non bello. Sentiti in colpa se non ci siamo. Sanguiniamo al posto tuo perché possiamo capirti. Strago, lui ha questo suo malessere dovuto al fatto che lui non accetta di essere omosessuale. E lui si sente donna, ma non può rivelarlo a tutti. Perché poi se poi Priestess va da lui a farsi scrivere dei pezzi, litiga con Mad Men. Okay. Quindi lui se la sta vivendo proprio male, che dice, minchia, io non ho ancora capito chi sono, anzi l'ho capito, mi spacco di bombe e di cannette per non pensarci a questo mio essere donna, hai capito? Questo lo tiri fuori dal testo o semplicemente dal mood della canzone? No, dal testo, guarda. No, l'ho chiuso. Riapri un attimo il testo e ti faccio vedere proprio la linea. Dai, ti faccio vedere perché adesso non mi ricordo, ma l'ho letto nel testo. Vabbè. L'ho letto tra le righe e l'ho sentito proprio. Proprio, anch'io che, Jamie, ti ha detto, anch'io che mi sento molto donna, infatti ho i capelli longhi, è un Tao dove sei perfettamente bilanciato il femminile e il maschile. Mm. Quindi non fumarti le cannette, fumati cacci. E comunque, invece io okay. Dirò che secondo me... molto bella la canzone. Il pezzo è bello e secondo me... passaggio parla di facendo... essere unico, come te sei unico. No, ok, non me ne frega un cazzo, volevo dire una cosa più tecnica. Più tecnica, che gli piace il cazzo. E un po' più ruda. Il passaggio di Jamie Tights a questa nuova ondata indie, che si era già sentita in Oro e Argento. Piuttosto che l'ondata trap.
Ma per carità. Ma mi piace a me. Il fatto che di voler cantare tanto. Devo decidere tra i due sì, generi. Io andrò sempre verso quello. Ma cantato almeno non fa quello che vuole fare di più a cantare. No, si fa le sue linee melodiche fighe. Ma sono belle anche, sono belle. Adesso non so se sono farina nel suo sacco o semplicemente io spero sia farina a sto punto. Perché... Ah, certo. Vai. Questa qua. Chi è quella dopo? Io non vedo l'ora. Ah, mannaggia il cazzo. Speriamo, posso skipparla adesso. No, questa qua. Che buona. Cazzo, se non faccio tagli a scuola, hanno il bolla senza esplosa, sembra molti Python. Ci ho scopato tipo 6, molte di pure mi sono sento che mi dicono che dico sempre le stesse cose. Siamo noi questi. Ma non è vero, sto giro ha detto che ha chiavato. Di solito fuma e sta in allenamento. Sto giro ha chiavato una culona, noi stiamo in fissa, guarda. Anzi, a voglia, vai. Ma alla fine questa è pure bella, capito? Prenderebbe bene anche cazzo. Quando attivazione in zona siamo di casa, sai se non fumi più cambia canzone. Perché parlo di questo sulla caccia. Per la gente che piangia. Fammi una chiavata, una culona, vai. Allora, pizza, birra e culone, bella. Allora, Gem, sto in fisso. Io vado a pisciare. No, sei qua. Dai, allora, non c'ho voglia. Allora, no, prima devo parlare dell'altra. Parla della culona. Poi arriva l'altra culona. E cannette. Vabbè, la terza, va bene che ne hai fatte poche. Di solito, vabbè, ha fatto però un mixtape di cannetta. Non ti lamentare se poi la gente dice che parli sempre delle stesse cose. Se parli sempre delle stesse cose. No, non è vero, in questo disco no. Ma infatti fino a questo disco io pensavo parlare sempre delle stesse cose. Invece in questo disco, porca troia. Va bene, però non ti lamentare. Però è come quelli che si fanno sempre le cannette e poi dicono "Ah, minchia, ma tu ti fai sempre le cannette", sì. Però se non si fumi le cannette skippa. Infatti quella mi è piaciuta. Ma io mi è rimasta l'immagine di sta culona col tanga che brilla. Allora, Alaska. Troppo freddo, sono in Alaska. Speriamo che mi sveglio con più di qualche problemi. Comunque ha fatto scuola quel, eh. Facendo frasi a va sul divano in diagonale. Bello. Bene. Niente in tasca. Bello. Non suoni fra come in Alaska. 50 euro in un piatto di pasta. Dopo che comandi sempre. Sto urlando un po'. Faccio questo, scardino, non ho chiesto. Oggi prendi mai. Bello. Mi partono i braccetti. Vai, vai, baby. JPK. Vero, sono d'accordo. Allora, il timbro sto giro mi piace anche a me molto. Alcune frequenze sono troppo alte. No, mi piace come bello della Madonna. Allora, a parte Tristes, a parte il pezzo dove dice faccio i soldi, la moda che porca puttana, piuttosto mi taglio le palle e me ne mangio. Bello, carino. Oh, anche come chiudeva le parole. Che è una dei pezzi che mi piace molto di lei, della sua voce. Sì, allora. La cosa figa. Ricordiamoci sempre che ha fatto Amica Push. Ok, ma anche noi abbiamo sbagliato in passato, diciamoci tipo, la verità. Stasera si va a piedi. Allora. Comunque, ho avuto anche un gruppo indie, io te lo ricordo. Me lo ricordo. Le tournée al. La cosa che ho notato del disco, del pezzo che ha cantato, non ci bellissimo. Esco con te perché sei un carabiniere. Secondo me racchiude proprio. Proprio la faccia i carabiniere. Bravissima, Priestess. Stavolta brava anche per barlo. Ok, per barlo. Lo sai che ci penso. Priestess, lo so che poi ti rompono il cacchio, però puoi venirci a trovare. Lo sai che ci penso. No. Cosa no? Federica mi caccia di casa poi. Ma basta farla venire quando Fede non c'è, come faccio io con le mie amiche. Vai. Lo sai che io metto il grammo in un joint. Tu poi fai quello. Ma questo è per chiamare, dai. Ho tutti. Mi piacerebbe ma non può. Che non sono il tuo ragazzo, te lo so con te. Puoi guardarci di fare. Vabbè, quanto volevi chiamare, Gian? Bella, Vabbè. Un po' di aria fritta, ma almeno voleva scopare. Dai, sì, è andata. Sì, sì. Buonanotte, buonanotte Davide. Dovevi chiamarla sta canzone. Buonanotte Davide, buonanotte Fala. Buonanotte Barlo. Speriamo che abbia fatto a caccare. Perché ti giuro, io non saprei che cazzo dire. Buonanotte, Donjo. Buonanotte, era una serata come tante. Piovevano canne su canne. Ed ero con M. Quello lo faccio, non c'è. Senti, cazzo! Scanto un po' e stanno diventando poche. Wow. La nota senza nome. Solo un buonanotte. Ciao.
il rullante, senti il cazzo di rullante. Sta male. Ah, mi sa che sta scalando le cannette e gli sta piacendo la figa. Ma botto la figa. E quando per me, io faccio la figa depressive, no? Io ti faccio un discorso serio, poi chiudiamo, poi vuol dire qualcosa anche tu. Ma no. Personalmente trovo questo disco un disco non adatto a tutti. No. Assolutamente, devi saperne un po' di musica per capire questo disco. Sì. Trovo le produzioni tutte scelte perfette, tranne qualcosa, tipo quella con Gue che non no, è solo il ritornello di Don Joe che era strano, ma poi il beat in sé era figo. Sì, ma tu guarda che tutto il disco è tenuto su un jazz swing. Il disco non c'è niente da dire, cioè nel senso non... È un bel disco, è un disco per chi conosce la musica. Ovviamente Jamie Tyson non gli frega un cazzo magari di accontentare i ragazzini. Tanto quelli se lo ascoltano per le cannette e le cannette non mancano mai. No, le messe comunque. Non mancano mai. Bello, bello, bello. Ti ha dimostrato che sta proprio citto. Ti ha dimostrato che sta citto. Devi ascoltarti un disco che nel 2018... Un po' di qualità musicale. Puoi essere rime nuovo come qualità musicale, come rime, come concetti. C'è tanto che si sta spostando molto su quell'andata indie, però trovo anche tantissimo. Beh, a livello indie, musicale. Se lui veramente vuole esprimere il concetto che sono solo, faccio la vita degli eccessi e la vita sregolata perché mi sento un poeta di sto cazzo. Certo. Però ha questa solitudine che comunque ti rende unico e ti rende bello a tuo modo, che però ti ammazzi di canne perché ti annoi. È la vita che fanno poi è quello tutti quelli un po' intelligenti. Che poi è quello che stanno vivendo loro a Milano, che sì, sono sì, un po' sì, estraneati sì, da sì, tutti. Sì, sì, sì. Giustamente è un artista lui e non un rapper. Sono d'accordo. È un po' come Gesto. Il parallelismo tra sì. Come la vive d'arte lui e come vive la sua vita lui da artista bohème. Il fatto, ritorniamo al discorso della Blue Whale, guarda che un certo tipo di pensiero filo depressive porta dipendenza da quello stile di pensiero e quindi poi non ne esci più. Sì. Alla fine, una volta che ti fumi 40 canne, ti bevi le birre, ti vai a mangiarti le cozze fritte e ti chiavi le culone. Diciamo no, che... dico Gem, c'è anche la roba bella, adesso vai che è tutta no, sta merda. No, vabbè, ma il disco per auto no, lui curarsi il disco per autocurarsi sì, ottimo andare in sovradosaggio di autocurarsi perché poi la medicina diventa veleno. Cosa? Il disco io direi un 9 pieno. No, mo esageri. Io quando sono in dischi da 9 mi l'ascolto. Questo è un disco che vado in palestra e adesso me lo ascolto. Te lo ascolti in palestra, non è che da 9. Musicalmente io non trovo nient'altro per paragonarmi a questo. Ma cioè parliamo di disco completo, è un disco molto personale. Oh, musicalmente. Però non mi puoi dire, Matteo parli solo, guarda adesso ce l'ho fatta, vengo dal quartiere. Anche lui parla solo dei cazzi suoi. Secondo me è un disco da 8, 7 e mezzo, 8. E ti dico 7 e mezzo all'8 perché... Siamo all'8, così siamo... No, 7 e mezzo all'8 perché, secondo me, sì? Perché oltre ad essere troppo personale, ha un po' di, non retorica, ma di ripetersi. Un po' di retorica ce l'ha. Sì, retorica per chiavare quella sempre va benissimo. Anzi, quella te la provo. Ma un po' un ripetersi, però va benissimo. Secondo me, in questi tempi, un 7 e mezzo all'8, dato da me che non mi piace un cazzo, va bene. Sempre perché è il mio gusto personale. A me piace altro, cioè allora, mi piace roba più boom bap, eccetera, più classica. Allora, io dall'8 al 9, ma per le produzioni. Esagerato. Sì, no, questa è la fusione giusta tra la nuova... ma no, ascolta, non c'era boom bap, non c'era rock. Ma io non lo sto guardando come un disco rap. Minchia, ma ha fatto la magiezzata che allora, ma stai venendo impazzisco. Da un periodo di merda dove hai ascoltato solo cani che vomitavano. C'hai ragione, c'hai ragione. Quindi forse mi pulisce le orecchie. In generale. Facciamo 8. 8 meno meno. Ciao. Ciao.